Santa Croce. Allora ragazze, oggi vediamo dentro la chiesa che già un po' conosciamo. Ricordate che abbiamo visto le letture di Benigni di Dante. Le faceva qui, davanti a migliaia e migliaia di persone. Le lezioni di Benigni, sì. Sulla Divina Commedia. Vicino al monumento di Dante, che è stato fatto, se non erro, nell'Ottocento. Perché questa chiesa è bella però da vedere anche fuori, scusate, anche dentro oltre che fuori, perché fuori già possiamo notare che è una delle chiese medievali, quindi con uno stile gotico, più belle e importanti di Firenze, anche se la facciata è ottocentesca. Abbiamo già visto quando siamo andati a visitare il Duomo che spesso nell'Ottocento si rifacevano magari le facciate in stile neogotico, riprendendo un po' lo stile medievale, insomma, però più o meno però fatte nell'Ottocento, dicevamo. Ecco, è importantissima questa chiesa perché dentro ci sono delle tombe di personaggi famosi che noi ricorderemo quando studieremo i sepolcri di Ugo Foscolo, nel senso che Ugo Foscolo ci parla dei grandi che hanno fatto grande, insomma, il nostro paese e che sono sepolti qua, che sono per esempio il Michelangelo, qui c'è la tomba di Michelangelo, tra l'altro qui vicino proprio c'è la casa di Michelangelo Buonarroti, in una di queste vie qua, esatto, quindi quella strada di là. No, Foscolo non era fiorentino, Foscolo studieremo, addirittura era greco in un certo senso di nascita, è nato a Zante, bravissimo. Però, ecco, aveva visitato Firenze ed era stato molto colpito dalle tombe che noi troveremo, proprio che vedremo oggi, perché secondo lui i grandi del nostro passato ci possono invogliare anche noi ad essere grandi, poi nell'Ottocento soprattutto, che gli italiani erano ancora sotto il dominio straniero, il Carme dei Sepolcri in un certo senso incitò e fu quindi molto valorizzato dal Risorgimento. La tomba di Michelangelo, il monumento di Vittorio Alfieri, il monumento di Niccolò Machiavelli, poi altri, e lo stesso poi Ugo Foscolo, anche lui avrà il sepolcro qua. Tra l'altro, persone molto ricche, siccome sapevano che c'era l'usanza, no, di avere la tomba qua per persone importanti, pagarono tantissimo per essere sepolte qua, appunto per avere la tomba qua. Un'altra cosa importantissima è che le famiglie più ricche di Firenze spesso finanziavano costruzioni di questo genere, in particolar modo alcune cappelle sono dedicate a queste famiglie, e queste famiglie oltretutto finanziavano dei grandi artisti che venivano qui a decorare queste cappelle, quindi ci sono cappelle importanti come Castellani, Baroncelli, Rinuccini, ma quelle senz'altro ancora più importanti sono quelle di Bardi e Peruzzi, perché sono state affrescate da Giotto, pittore fiorentino, ma noi in un certo senso vediamo i suoi capolavori se andiamo ad Assisi, se andiamo a Padova, quindi Assisi, Basilica Superiore e Inferiore di San Francesco, Padova, Cappella degli Scrovegni, mentre diciamo qui a Firenze la cosa più importante che ha fatto, abbiamo visto alcune sue opere, comunque vi ricordate gli Uffizi eccetera, ma la cosa più importante che ha fatto è stata proprio di affrescare queste cappelle Bardi e Peruzzi. La cappella maggiore, quindi quella centrale, Bardi e Peruzzi non sono cappelle centrali, quella centrale invece è affrescata da Agnolo Gaddi. Ci sono inoltre altre bellissime opere e anche creazioni architettoniche del Brunelleschi e il crocifisso di Cimabue nel Museo dell'Opera di Santa Croce. E allora adesso ragazze, se non avete domande, entriamo in Santa Croce. Andiamo.